rifiuta di entrare nella macchina. A cavallo gli ha stammato Lucio Pino, a cavallo di cui si spalla, si bestemmia, si strapala, il pelo viene più lucido. Citando una vecchia poesia di Brecht che si intitolava I posti, che diceva: oggi che tempo è questo, oggi parlare di alberi è quasi un delitto, e dire no, oggi parlare d'avanguardia è quasi un delitto, nel senso che davvero la parola ha l'aspetto di un residuato bellico, si può dire, perché poi l'avanguardia è termine militare. Era già un residuato nel momento in cui noi incominciamo ad operare con Baldus. Diciamo che il gruppo che ha fondato Baldus, cioè io, Biagio Cipollaro e Mariano Baino, si era incontrato all'interno della redazione di una rivista napoletana che si chiamava Altri Termini, diretta da Franco Cavallo, e già all'interno di quel lavoro noi avevamo proposto a cavallo quella che noi allora chiamavamo una terza via, qualcosa che stesse spostata in qualche modo di lato sia dall'ipotesi lirica che dall'ipotesi neoavanguardistica. Parliamo degli anni intorno all'85, all'86, quindi ancora abbastanza vicini a una serie di esperienze che in quel momento, come dire, costituivano i due poli della possibile scelta. Questa convinzione che non si dovesse in quel momento costituire semplicemente una terza avanguardia, a noi tre è sempre stata chiara sia all'interno del Baldus che dopo all'interno del 93, credo fosse chiara a tutti quelli che poi, a partire dal 1989, cioè da questa edizione di Milano Poesia, i cui manifesti avete visto qua a casa, era quella di non voler fare la terza avanguardia, di fare un'altra cosa, quella che noi allora chiamavamo una terza via. In quel momento i punti di riferimento che furono individuati erano punti di riferimento abbastanza ellittici rispetto alla tradizione del gruppo 63, così come si stava già costituendo. Erano cioè da una parte Villa e Cacciatore, cioè due eccentrici assoluti di cui allora non parlava nessuno. Per quanto mi riguarda, io ero già in Veneto, era l'opera di un dialettale geniale di cui si continua a non parlare affatto, che è Ernesto Calzavara. Erano, per quanto riguarda l'ambito, diciamo, più del gruppo 63, più vicino ai novissimi, figure come Adriano Spatola, Patrizia Vicinelli, Corrado Costa, che almeno per quanto mi riguarda è stato uno dei grandi maestri, e figure che andavamo a individuare fuori dall'Italia, fuori anche dall'Europa. Io personalmente, Noi Gandres di Augusto De Campos, invece un Natale. E già allora c'era molta discussione, grazie anche a quest'altra figura che secondo me è stata davvero importante nello sviluppo del dibattito italiano, che era quella di Francesco Leonetti. Già allora cercava di discutere a proposito di cosa fosse sperimentazione, cosa fosse ricerca, cosa fosse avanguardia. Di una cosa noi eravamo certi, almeno a partire dal momento in cui Biagio Cipollaro per la prima volta alle riunioni di Baldus pose sul tavolo questa faccenda, e cioè che non esisteva più il valore normativo della tradizione. Quindi qualsiasi operazione di effrazione rispetto alla tradizione sarebbe stata neutralizzata immediatamente in una sorta di trovarobato di trucchi lazzi e tentativi inutili di potere bourgeois.
che ci trovavamo all'interno di un contesto che era radicalmente mutato e che noi chiamavamo postmoderno e che diciamo sempre all'interno del Baldus Biagio indicò con un termine molto preciso che in quel momento ebbe l'attenzione di moltissimi critici e poeti, da Berini a Fortini, a Cesarani, a Sanguinetti, cioè il postmodernismo critico, cioè noi siamo postmoderni, l'abbiamo scelto noi, cerchiamo di vivere questa epoca in maniera comunque critica, nel senso beniaminiano del tempo. Ed anche i riferimenti già a quell'epoca erano riferimenti estremamente eccentrici rispetto a quelli che venivano dalla neoavanguardia. All'interno dello stesso gruppo di nuovissimi è stato subito evidente che il rapporto preferenziale, almeno per quanto ci riguardava, mi riguardava, credo anche gli altri da questo punto di vista, ma non posso parlare per altro ovviamente, era preferenziale nei confronti di Pagliarani e di Balestrini, cioè delle due figure, una Pagliarani, quello che non aveva rinunciato alla comunicazione, e l'altro Balestrini, quello che era capace di essere più spericolato nei confronti delle esperienze di altri tipi di neoavanguardie, perché anche lì non è che ce ne fosse una di neoavanguardia, ce ne erano tante, e cioè la poesia sonora, la poesia visiva, come poi il lavoro di Nanni ha dimostrato. Ecco, da questo punto di vista sperimentazione e ricerca erano per noi dei termini molto interessanti, perché ci permettevano di sostituire a questo termine avanguardia un termine che ci soddisfaceva di più e che sottolineava il nostro bisogno di superare un impasse lirico che noi trovavamo sinceramente desolante, cioè quello della parola innamorata, che poi è rimasta sostanzialmente attraverso varie trasformazioni, che ne pensi la giovane critica impegnata d'oggi, quella di sempre, cioè la poesia che si fa, che fa oggi De Angelis, non è così diversa dalla poesia che faceva nella parola innamorata, e lì io era, come dire, rivendicato addirittura. E quindi le abbiamo usate in qualche misura anche in maniera abbastanza indifferenziata. Noi eravamo sperimentali, facevamo poesia di ricerca, facevamo postmodernismo critico, non eravamo avanguardisti. Non eravamo avanguardisti e credo che non si possa parlare più di avanguardia oggi, perché rilevavamo il fatto che non esisteva più una filosofia della storia. Cioè l'avanguardia è qualcosa che sta avanti, perché tu sia davanti a qualcosa, perché tu sia individuato come il soggetto che sta davanti, che sta indicando la direzione, sta storia deve avere una direzione, deve andare a finire da qualche parte, tutti dobbiamo essere ordinati in fine. E questo non era più, dopo qualche anno sarebbe arrivata addirittura la sentenza di morte della storia, come sappiamo non è così, il buon Fuku sbagliava, ma come dire, l'aria che tirava in quegli anni là, tra 86, 87, 88, era quella. E credo che da questo punto di vista, almeno per quanto riguarda l'avanguardia, non sia cambiato granché, cioè non si sono ricreate le condizioni per una nuova avanguardia adesso. Anzi, oggi abbiamo di nuovo posto attenzione su alcune dinamiche della storia, anche attraverso interpretazioni che ci sono sembrate datate, ma non lo erano, almeno per quanto mi riguarda, io dico Giovan Battista Vico e dico Gilles Deleuze, che non prevedono uno sviluppo teleologico, storicista, per cui tu poi sei l'avanguardia tu della poesia come il compagno Lenin della rivoluzione. Per altro verso, già il gruppo 63, Edoardo Sanguinetti lo definì come un orizzonte comune, non come una condivisione di poetica. E a leggere a distanza ciò che scriveva Giuliani, ciò che scriveva Sanguinetti, ciò che scriveva Pagliarani, le differenze appaiono oggi evidenti. E credo che anche da questo punto di vista già il 93 avesse soprattutto un nemico comune, più che delle poetiche comuni. Diciamo che nel nostro caso è stato evidente il fatto di non voler stare al gioco da subito, cioè noi abbiamo detto da subito che il gruppo 93 era un non gruppo,
era un insieme di persone che volevano discutere su dei problemi comuni e volevano farlo a partire dal fatto che non accettavano una cosa fondamentale, che è l'identificazione della poesia tout court come lirica. A partire da questo si apriva un campo immenso. Ed è su quello che ancora oggi credo che valga la pena lavorare. C'è una cosa che non va buttata dalle avanguardie, secondo me, che invece manca tremendamente e che noi avevamo in qualche modo recuperato in quegli anni, che è l'interartisticità e l'internazionalità della ricerca. Interartisticità significa la capacità di lavorare del poeta, di lavorare con l'altro da sé, con i pittori, con i musicisti, con i ballerini, con gli scultori, con gli architetti, con gli idraulici, chiunque. E che cosa che manca? Guardare il panorama poetico italiano è più chiuso di un gruppo di filatelisti, è assolutamente letterario centrico e con molta difficoltà si apre al rapporto con le altre arti, se non per dei formali giri di minuetto, quando magari tra un poeta e un altro si chiama un violoncellista a fare un siparietto musicale. A Napoli queste cose si chiamano posteggia, che è là, e quindi cioè, io sempre provo grande pena per i maestri che lì sopra suonano. Ecco, dal punto di vista di quello che è stata la mia esperienza oggi, per esempio, confrontarmi con quello che viene fuori da tante discussioni dove si sta a cercare il pelo nell'uovo, perché la poesia di ricerca è diversa dalla poesia di sperimentazione, non lo so, un po' di scoramento mi viene, intanto perché questo significa collaborare a non identificare un nemico comune, che è quello che fa nascere le tendenze. Se il nemico comune non è chi tenta di dare un'interpretazione così dogmatica della poesia, per cui non c'è poesia se non c'è lirica, ma diventano gli altri che come te stanno cercando di individuare punti diversi dello spazio letterario o poetico in cui operare, beh, insomma, la situazione è grave. Una delle cose di cui sono molto fiero è stato il mio intervento nel qualche decennio fa al quarantennale del gruppo 63 a Bologna, quando dopo l'intervento, c'era stato un intervento come al solito bellissimo, ricchissimo di stimoli, di Edoardo Sanguinetti, che era un intellettuale di cui sentiremo la mancanza ancora per tantissimo tempo, come dei suoi nemici, come di Zanzotto, come di Fortini. E insomma, Edoardo terminò il suo discorso dicendo, siccome poi una delle domande che erano state poste erano nell'aria, e dopo il gruppo 63 c'è qualcun altro, che con la sua solita franchezza Edoardo terminò il suo intervento dicendo: après nous le déluge. E io intervenni subito dopo l'intervallo pranzo, a dire il vero, che andammo a nutrirci, e l'intervento iniziava ed è a stampa: buongiorno, mi presento, moi je suis le déluge. Non voglio essere un post poeta, io non voglio essere il post di Sanguinetti. Io non credo che la nostra generazione del gruppo 93 sia qualcosa che è venuta dopo. Noi non siamo stati epigoni di nessuno, sono loro che sono gli epigoni di lirici, post-lirici, ermetici, post-ermetici, che continuano ad imitare in maniera smaccata. Noi con i nostri maestri abbiamo litigato a sangue con Sanguinetti, abbiamo litigato a sangue con Pagliarani, con Balestrini, abbiamo litigato a sangue con Fortini, abbiamo litigato a sangue con Leonetti, con un amore immenso per quello che facevano e con il privilegio di avere da questi maestri lo stesso amore per le nostre stupidaggini. Ma non volevamo essere quelli che venivano dopo Sanguinetti, non l'abbiamo mai voluto, non abbiamo mai accettato di essere definiti dei neo-neo-avanguardisti, come credeva il professor Barilli, mai. Noi abbiamo sempre detto: noi siamo il nuovo che comincia, non l'ultima puntata del vecchio. Il gruppo 93 è importante per questa coscienza, solo per questo. Non è possibile più un'avanguardia,
ma certamente continua a essere possibile intanto una poesia che si riconosce come arte autonoma dalla letteratura. Questa cosa scandalizza moltissimo, io non riesco a capire come nel XXI secolo ci si possa scandalizzare di dati storici. La poesia nasce secoli e secoli prima di qualsiasi letteratura. E questo è un dato di fatto. Chiunque abbia conoscenza della poesia antica, dei temi fondamentali e delle fondamentali problematiche della questione omerica, chiunque abbia lavorato un minimo sui problemi attinenti allo sviluppo dei metri classici, sa perfettamente che la poesia è qualcosa che nasce prima della letteratura e che non deve stare necessariamente nell'ambito letterario. Questo non significa negare che la poesia abbia oggi un aspetto letterario, ce l'ha sicuramente un aspetto letterario. Io lavoro soprattutto oralmente, immagino le mie cose soprattutto oralizzate, ma le scrivo, e questo è il loro aspetto inevitabilmente letterario. Far finta di nulla però e offendersi e dire che chiunque sostiene oggi la natura fondamentalmente orale della poesia non è una posizione opposta a questo, è una bestemmia. Leggevo qualche giorno fa un passo di Rilke, parliamo di un poeta che non ha niente a che fare, voglio dire, con l'ambito di cui mi interesso io, un poeta dell'io certamente, il quale diceva che notava come la poesia fosse soprattutto ritmo. La poesia è un'arte che appartiene al tempo, non all'occhio. L'occhio non è in condizione di misurare il tempo, misura lo spazio. È poesia tutto ciò in cui conta contare. Le sillabe, gli accenti, i secondi, i beat, adesso perché facciamo tutti rap, e va bene pure questo, siamo tutti rapper. Cioè questa cosa a volte ha raggiunto degli esiti ridicoli. Io ricordo una bellissima recensione che fece, credo, a Farfalle da combattimento, il mio primo libro con disco, Mario Gamba, che è un musicologo, un esperto di avanguardia, è sul Manifesto, e ricordo che un improvvido impaginatore mise l'occhiello sopra con su scritto rapper. È evidente che si cerca di neutralizzare qualcosa in questo mondo, no? È evidente. Io non sono un rapper, non lavoro su 16 barre, faccio delle cose, belle o brutte che siano, certamente molto più complesse di tutto questo, sia a livello ritmico che a livello esecutivo. È una cosa che non si riesce a far capire, non è che l'altra faccia della medaglia di questa convinzione che poesia sia uguale lirica, che poi è un ritorno del croce che in Italia dovremmo conoscere bene. Poesia e non poesia. Quando il professor Mazzoni, e ne riparleremo probabilmente quando parleremo dell'Accademia, dei critici, quando il professor Mazzoni riprende dal signor Glaze una divisione che dice che c'è la poesia e poi c'è la post-poesia, sostanzialmente sta dicendo la stessa cosa che diceva il mio paesano Benedetto Croce. E questo è evidente a chiunque abbia la testa sulle spalle, voglio dire, è indiscutibile. Esiste una poesia che è la poesia lirica, ed ecco che di colpo a molti dei seguaci attuali di Glaze sembra interessante Mazzoni stesso, De Angelis, La Nedda, che sono, per carità, sono letterati degnissimi, io ho ottimi rapporti sia con De Angelis che con la Nedda, cioè, siamo coscienti di fare delle cose molto diverse, però cioè, è evidente che quella roba lì è lirica, non c'è dubbio. E poi c'è la post-poesia. La post-poesia è tutto quello che va oltre la poesia. Ma io non voglio andare oltre la poesia. Ne discutevo l'altro giorno su quello strumento del diavolo che è Facebook. La poesia, per non essere lirica, non ha bisogno di negare di essere poesia a se stessa. Io la poesia me la tengo stretta. Io da grande volevo fare il poeta. Non volevo fare il post poeta, forse qualcun altro vuol fare il post poeta, io non voglio essere post di un cazzo, voglio vivere il mio presente.
Post poesia significa semplicemente prendere tutte le esperienze che non sono liriche e portarle fuori da quello spazio concettuale, formale, direi ontologico dal loro punto di vista, che chiamiamo poesia. Ma io sono cresciuto combattendo Croce, sono cresciuto con la convinzione che la poesia potesse essere uno strumento di conoscenza, che ci fosse poesia nell'Inferno di Dante, che la grande poesia trecentesca italiana, anche quella comica, fosse grande arte, somma arte. Sono cresciuto convinto che Dada fosse arte e facesse poesia, proprio perché la poesia non è solo lirica. E anche in altre esperienze di amici che stimo molto, come Paolo Giovannetti, bisogna mettersi d'accordo, no? Quando lui dice che non tutto ciò che è in verso è poesia, e divide tutto questo sulla base dei contenuti e dice: dove c'è diegesi non c'è più poesia. Noi stiamo dicendo che Omero non era un poeta, stiamo dicendo che Ariosto non era un poeta, cioè siamo davvero disposti a tutto in questo inizio di secolo così deludente pur di salvare la vita alla lirica, che è la forma di poesia meno presente che c'è, è quella che sta meglio su Facebook, è quella che funziona meglio su Facebook. Voglio dire, Agnetti, Pagliarani, Sanguinetti, Leonetti, Costa funzionano male su Facebook, perché Facebook è troppo veloce per loro. I 10 versi di Mazzoni o la poesiola di De Angelis funzionano splendidamente. E allora, pur di salvare la pelle a questa vecchia signora, che è la lirica, si è disposti a tutto. Si è disposti addirittura a mettere sul palco un violoncello, a farlo suonare. Si è disposti addirittura, ma come dire, è storia nota, a portarsi il chitarrista sul palco. Parlo di Maurizio Cucchi. Tranne poi dire che l'unica poesia vera è quella che sta sui libri. Io dicono che sono polemico, però io di fronte a queste cose, come dire, trasecolo, perché se io affermassi che l'unica poesia sta nei libri non salirei mai su un palco, mai. Montale non ha mai voluto fare una lettura di poesia, chapeau, diceva che le letture di poesia erano i posti pallosissimi, che i poeti, come poi libri, era meglio non conoscerli mai di persona, e che la poesia stava nei libri e si parlava delle opere, tanto di cappello. Ungaretti la pensava diversamente e faceva qualsiasi cosa, pure strapparsi un pelo dal pube per manifestare contro chi mi sta più simpatico. Ma umanamente Ungaretti, diciamo la verità. Questa è la faccenda. Poi in Italia è evidente che questa cosa, come dire, è aggravata dal crocianesimo, è aggravata da una tradizione sostanzialmente lirica, è aggravata da questo grande busillis dell'aver inventato l'avanguardia, ma aver avuto l'avanguardia meno interessante che c'è, cioè il futurismo, che poi è diventato la declamazione futurista. Ma la poesia sul palco non è poesia declamatoria. C'era un bellissimo editoriale su Baldus di Mariano Baino, in cui noi già in quell'epoca parlavamo di oralità, e diceva giustamente Mariano, senza mai dimenticarsi però che a volte la voce diventa voce, come diceva Gadda, la voce del duce, quindi è declamazione. Ecco, la situazione italiana da questo punto di vista è estremamente complessa. E però io credo che questo punto sia il punto davvero dirimente oggi. Cioè, noi dobbiamo metterci d'accordo su qual è lo spazio della poesia, che cos'è poesia e cosa non è poesia. Certo che Facebook è, per altro verso, e la poesia su Facebook sta rappresentando nell'indifferenza di tutti una serie di problematiche che riguardano proprio il rapporto orale scritto, che è questo il nuovo paradigma, non il paradigma della post-poesia. Questo è il paradigma della post-scrittura, non della post-poesia, e ci arriviamo. E cioè la velocità. Facebook è estremamente veloce e impone un tipo di lettura che è differente da quella del libro. Apparentemente
può sembrare che leggere una poesia su Facebook o leggerla sul foglio di un libro sia la stessa cosa, ma un libro si sfoglia in maniera diversa da una pagina internet. Una pagina internet è molto più simile a un rotolo, cioè a quel tipo di supporto dello scritto delle società ancora solamente chirografiche, appena successive all'oralità primaria. Si scorre dall'alto in basso, ed è scorrendo dall'alto in basso ciò che va via verso l'alto si perde, non è ritrovabile grazie a un indice. Facebook non lo puoi taggare, potresti, non te lo fanno fare apposta. Te lo fanno fare apposta perché Facebook è una cosa veloce che deve andarsi, deve passare. È difficile leggere un libro di Pagliarani leggendo una sola poesia. È molto più facile leggere un libro di De Angelis, di Mazzoni o di Cucchi leggendo qualche poesia. È proprio, e questo non è un difetto, né dei libri di De Angelis né di quelli di Cucchi, non è un difetto quello di Sanguinetti che chiede di essere letto, ma è un rapporto diverso che si instaura con il supporto, che poi è il modo di insegnare la poesia che ci abbiamo noi a scuola. Noi mica insegniamo libri di poesia, noi gli diamo 100 grammi tagliato fino di Leopardi, 150 grammi a tocchettini di Montale, no? Cioè, ma questi non hanno mai un'idea che questo ha scritto un libro di poesia. Se voi pensate a un libro come Satura di Montale, o come La Tempesta, che La Tempesta è proprio strutturalmente organizzatissima, è molto più difficile riuscire a estrapolare rispetto a quelli che potremmo chiamare i lirici novissimi, e non sembri polemica né sarcasmo questa definizione. Il problema è la velocità. Il problema, il vero salto di paradigma non è quello che si è inventato Blaise, è un altro. È il salto di paradigma per il quale noi siamo entrati in una società in cui i rapporti tra orale e scritto sono completamente cambiati. È cambiato il modo di fruire la cultura, è cambiato il modo di intendere la lettura. Viviamo in un mondo in cui in realtà, se ci pensate, scripta volant e verba manent. Perché io registro le mie cose, ecco, queste cose manent, ma le cose che io scrivo su Facebook volant. Quindi questo è davvero un enorme cambio di paradigma. Io lo vedo ogni giorno quando vado a scuola. Io ho difficoltà a chiedere ai miei ragazzi di studiare su dei libri in un certo modo. Non sto dicendo che sia giusto questo, sto solo dicendo che questo sta accadendo. Questo è un dato di fatto. Le persone non scriveranno, non c'è più bisogno di saper scrivere in realtà. Non sto dicendo che non sia bello saper scrivere. Ho detto che non c'è più necessità di questo. Ci sono dei sistemi di sintesi vocale, per cui io non devo nemmeno più scrivere il mio messaggino. L'ho detto e viene scritto. Se non voglio avere proprio lo scritto e voglio avere le intonazioni dell'oralità, mando un WhatsApp audio. Altrimenti posso chiedere al mio telefonino di mandare un messaggio scritto, io parlo e lui trasforma. Questo ha una serie di aspetti enormi, alcuni positivi, alcuni negativi. Se noi fossimo i padri di un disgrafico o di un dislessico, saremmo molto contenti di questo sviluppo. Il mondo non è fatto solo di cosiddetti normodotati, è fatto di dislessici, di disgrafici, di schizofrenici, no? Ognuno di noi ha una serie di caratteristiche che non sempre si... Ecco, l'aumento della velocità impressionante a cui noi stiamo assistendo. E questo è il punto fondamentale. Ed è un aumento di velocità che ha direttamente attinenza con l'orale e con lo scritto. C'è un testo che io ritengo fondamentale, di un sociologo tedesco che si chiama Hartmut Rosa, che è in qualche misura legato a una riproposizione della scuola di Francoforte, che si chiama Accelerazione, io l'ho letto in francese, quindi vi dico il titolo in francese, Accelerazione, di cui esiste adesso una sintesi molto piccola e neanche troppo ben fatta in italiano presso Einaudi, che studia proprio la mutazione della società sulla base dell'aumento della velocità, rifacendosi ovviamente a Paul Virilio e a quella scienza fondamentale che è la dromologia.
L'aumento della velocità nel nostro ambito poetico significa passaggio dallo scritto all'orale. Tutte le comunicazioni, per esempio, che noi facciamo su social sono una forma molto ibrida di comunicazione scritta che tende ad accelerare, quindi ad imitare i processi dell'oralità. Chiunque abbia un figlio sa perfettamente che X che significa perché. Cioè, è l'inserimento di un carattere iconico al posto di una struttura fonologica, un fonema, che mi permette di accelerare, perché il messaggio è veloce. Tutto quello che si perde in questo è evidente, tantissimo. Ma non è che immobilizzando la poesia sulla carta lo riacquisto. Anzi, se io taglio i significati, se io non voglio più asserire nulla, per tornare a Glaze, sono in pieno ambito iconico, ma questo è un ambito che i concretisti brasiliani hanno iniziato e tutti i concretisti hanno iniziato ad analizzare a metà degli anni 50, non è mica una novità. Non è una novità, signori. È quello. E non hanno mai pensato di dire che quella roba fosse post-poesia, anzi, chiedevano... secondo me giustamente la cittadinanza poetica per prodotti che appartengono all'occhio, ma che riportano il tempo all'interno di scansioni che non sono solo scansioni alfabetiche, ma anche tonali, anche iconiche, e potremmo continuare il discorso per molto tempo. Ma il vero cambio di paradigma è il passaggio da oralità, da scrittura ad oralità, o meglio ad una situazione mista, ad un'oralità che chiamerei di terzo grado, successiva a quella della televisione, che oramai invade tutti gli ambiti, li velocizza, li rende di conseguenza più superficiali, inevitabilmente, perché non c'è ricorsività, non puoi tornare indietro, non puoi rileggere ciò che viene detto, e però per altro verso è una condizione, una dinamica sociale, storica, con la quale noi dobbiamo confrontarci. Uno degli errori più marchiani che si fanno quando si parla della poesia orale in Italia, anche perché io penso di essere qua a parlare con voi a partire dal fatto che faccio il poeta dell'oralità, come mi si dice, è che l'oralità sia una poetica in sé. Non è vero affatto. L'oralità è la scelta di un medium. La scelta di un medium che si rifà insieme ha uno sguardo verso il futuro, cioè ciò che sta accadendo e ciò che noi immaginiamo che potrà accadere, e ciò che è già accaduto, cioè le radici fondamentalmente orali della poesia. La poesia non è nata come arte, la poesia è in sé è un medium, è il primo medium che noi conosciamo per stoccare l'informazione non genetica. L'Odissea stava lì anche per spiegare come si sbarcava, come si governava una nave, come si faceva un assedio, quali erano i riti e le cerimonie che dovevano presiedere allo sbarco di un re o di un aristocratico. La poesia è un medium, poi diventa un'arte. Ma scegliere di nuovo l'oralità significa scegliere di nuovo la poesia in quanto medium, prima di tutto. Qualcosa che serve a rendere memorabile, che ricorda, che blocca questo flusso. È come un'asta che metti nella ruota della bicicletta, e quello casca. E lo blocca, è la cosa paradossale, splendida della poesia, che non lo blocca stando fermo, questo correre affannoso. Lo blocca correndo, riuscendo a rendere questa corsa così veloce che nell'immagine sembra immobile. E ci dà quell'attimo in cui riusciamo di nuovo a comprendere quali sono i pochi punti di riferimento che noi abbiamo nel mondo. Ho bisogno di una scorciatoia lenta e di una vita che mi menta, dove si senta il suono spento d'ogni sentimento. Io ho bisogno di un sogno lasciato indietro, di trovare un metro alla menzogna, di sfuggire all'agonia. Ho bisogno di silenzio, d'assenzio e mugugno, ho bisogno di tatto, d'olfatto, di dare di matto, sfuggire allo scacco. Il padre Slam, si dice tanto che esista la slam poetry, no? Io mi incazzo sempre quando scrivono
slam poetry, dice no, è poetry slam, per favore, il sostantivo è slam, è scontro, poetry è scontro di poesia, non è che c'è un tipo di poesia, una poetica che si chiama slam poetry. Agli slam poetry capita di ascoltare qualsiasi cosa, la maggior parte della produzione che si porta ai poetry slam, che piaccia o meno agli amici che sostengono la contemporaneità assoluta della lirica e dell'io dimidiato, è poesia lirica in realtà, gente che dice io e che non si è mai posto il problema neanche di approfondire questo, perché però ormai il poetry slam è un fenomeno immenso nel mondo, è enorme anche in Italia, che piaccia o meno, e ovviamente dentro ci va tutto, quando la rete è grande, le maglie sono strette, porta su tutto, porta su pesci, porta su scarponi, porta su residui vari che non c'entrano con la pesca che vogliamo fare noi. Ma in quel caso non c'è neanche la poetica, il poetry slam. Quando si parla di poesia orale, parliamo di esperienze, e adesso lasciamo perdere la mia, molto diverse. Quello che fa Gabriele Frasca è molto differente da quello che fa Rosaria Lo Russo, e potrei continuare a lungo. Esistono esperienze di poesia teatro che certamente sono lontanissime sia da me che dalla Lo Russo che da Frasca, e che, come dire, viste sul foglio di carta sono delle poetiche del lì. Stiamo parlando di un salto di paradigma che riguarda i media, che riguarda il genere nella sua totalità, non le poetiche all'interno del genere. Non so se rendo l'idea, spero di sì. All'interno di questo cambio di paradigma le singole poetiche andranno a riposizionarsi. Si può fare dell'ottima poesia orale utilizzando dei testi che sono sostanzialmente dei testi lirici. A me non interessa, ovviamente, no? Penso che chi fa questo tipo di operazione sta facendo le operazioni meno interessanti di altre, però vedremo poi chi ha ragione, può darsi pure che, no, che la dinamica sia diversa e io non ci abbia capito nulla. Per cui siamo di fronte a un dibattito poetico oggi in Italia in cui davvero non si riesce ad avere dei punti in comune condivisi, semplicemente perché da varie parti si nega quello che una volta sarebbe stato chiamato il dato positivo. Non vorrei tornare a Solà, ma insomma ci sono dei dati di cui tutti dobbiamo tenere presente, dobbiamo prendere atto, no? Uno di questi dati è che la poesia è una forma d'arte sostanzialmente orale che poi cambia nel corso del tempo, perché la poesia è l'unica arte che ha cambiato il suo medium di trasmissione, l'unica, non esistono altre. La musica è sempre stata un'arte per l'orecchio, la pittura è sempre stata un'arte per gli occhi, la danza è sempre stata un'arte per il corpo e per gli occhi che la guardano, il teatro è sempre stato, mettiamola così, un'arte che metteva assieme tante cose, no? Dalle luci alla scenografia, all'atletica, al teatro antico, alla voce. La poesia è nata come arte dell'orecchio. Quelli che Joyce chiamava i libri da leggere con che Hopkins chiamava i libri da leggere con le orecchie, Jeremiah Hopkins. Poi è diventata un'arte silenziosa, a partire dal XVII secolo circa. Poi con le avanguardie, torniamo al discorso che facevamo prima, intanto con la grande operazione della poesia sonora, quindi del concretismo, di Dada prima di tutto, darei meno importanza all'esperienza futurista, che mi pare tutto sommato un'oralità che è frutto di un equivoco, cioè un'oralità confusa con la declamazione, la poesia è tornata a essere orale, e lo è dappertutto nel resto d'Europa, nel resto del mondo, e questo dà alla poesia un'importanza particolare in questo momento. Questa importanza è dovuta al fatto che essa è a cavallo di questo cambio di paradigma. Può avere una gamba nel silenzio e una gamba nel suono, una gamba nell'inchiostro e una gamba nel nostro diffusore acustico. Può essere ascoltata e può essere letta. E quindi è il luogo per eccellenza dove è possibile studiare questo cambio di paradigma. Perché di questo cambio di paradigma noi abbiamo i dati oggettivi e positivi. Non di un supposto cambio, passaggio di paradigma
per cui con un'operazione un po' snob poi non si afferma più nulla, non si asserisce più nulla, si pone tutto ciò che non è lirica in un mondo che si chiama genericamente post-poesia, e questa è la maniera, tutto sommato, no? Sembra un'organizzazione delle città greche, che c'erano i liberi, gli schiavi e poi c'erano i meteci. Cioè, io sarei un metecio che non fa poesia, perché cazzo, come fai a dire che Lello Voce fa poesia? C'ha le trombe, i putipù, le batterie, i beat elettronici, quindi non fa, fa post poesia. Poi ovviamente quando arrivi nell'ambito della post poesia ti accorgi che questa post poesia è installativa, cioè sostanzialmente immobile, non appartiene affatto al tempo, è più letteraria che mai. E prima di tutto c'ha il nome del suo autore scritto davanti. Quest'io immenso che si spoglia dell'io. Io praticamente non sono più un io sono un autore collettivo, col cazzo che le faccio le mie poesie, se non c'ho un musicista, se non c'ho un arrangiatore, se non c'ho un ingegnere del suono, se non mi confronto con qualcuno, con i tecnici con cui vado a mettere i cavi, quelli sono i miei coautori, perché se loro sbagliano io faccio cazzate. Io sono un autore collettivo, io non esisto più come io. Loro invece ci sono grandi, enormi, e mentre il Titanic sta affondando loro suonano il pianoforte, e tra poco, come dicevo in una poesia di tanti tanti anni fa, proveranno a cambiare canale col telecomando del televisore. Ma non ci riusciranno, però, non ci riusciranno, perché per superare il naufragio del Titanic bisogna individuare qual è il vero cambio di paradigma, cioè qual è l'unica scialuppa di salvataggio oggi, non della poesia, perché se la poesia finisce non gliene frega un cazzo a nessuno. Ciò che interessa davvero alla gente sono cose molto più serie della poesia: amare, mangiare, scopare, vivere, fare figli, soddisfare la propria rabbia, sconfiggere i propri nemici. Sono sempre le solite merde dai tempi della tragedia greca ad oggi, e sono le cose vere che interessano la gente. Il problema è che la poesia può aiutare a individuare quella scialuppa di salvataggio dove ci salviamo tutti con i nostri amori, con la nostra voglia di fumare, di mangiare, di scherzare, di vivere una vita che sia degna di essere vissuta. Perché la poesia riesce a creare quell'attimo di immobilità dinamica in cui cammini alla stessa velocità in cui si muove la realtà, e metaforicamente gli metti quel blocco e vedi per un attimo dove sei prima di tornare nel flusso indifferenziato della velocità. Ma non è che questa scialuppa la individui chiudendoti come il pianista del film di non so chi là, dal romanzo del Baricco, che addirittura ho obnubilato il titolo perché è Sony. Mentre la poesia è una mappa per individuare la scialuppa, ma non è una mappa chiara, è una mappa come quella dei pirati, come quella dei corsari, la dovete capire, ci dovete fermare. E siccome oggi anche l'oralità ha una sua ricorsività possibile, che è quella del disco, dell'incisione, e siccome è orale la nostra cultura, orale significa che si mette in cammino, signori miei, l'uomo non ha mica trasmesso cultura sempre col culo su una sedia, l'uomo trasmetteva cultura camminando insieme. Io ho avuto due colpe nella mia vita che mi rendono inviso all'avanguardia. Uno è stato il gruppo 93, e non contento di tutto ciò, anziché rientrare nei ranghi, mi sono inventato anche questa cosa del poetry slam, che poi non ho inventato io, ma ha inventato Mark Kelly Smith. Adesso non vorrei sembrare noioso, perché dico sempre le stesse cose, ma anche nel caso dello slam devo dire che si è confuso quello che era un medium con una forma, un format, diciamola così. Con lo slam è meglio usare questa parola qua. Lo slam è una gara di poesia in cui due poeti competono giudicati dal pubblico. In sé è un meccanismo molto semplice, che scopre l'acqua calda, e cioè scopre che la partecipazione delle persone a ciò che avviene su un palco è favorita se tu dai responsabilità a queste persone, diventa empatico.
chiedi al pubblico di partecipare allo spettacolo, chiedi quindi al pubblico di prendere posizione rispetto a qualcosa, di prendersi delle responsabilità. Bastasse solo questo, ci fosse solo questo all'interno dello slam, cioè se lo slam fosse solo anche un meccanismo che didascalicamente, pedagogicamente insegnasse attraverso il suo svolgimento che nella vita è necessario prendersi delle responsabilità, schierarsi, già questo basterebbe a farne un fenomeno positivo, tutt'altro che dannoso. In realtà il poetry slam è molto di più, è una maniera che è l'unica che attualmente coinvolge, capace di attirare i giovani alla poesia, perché è immediata, perché è diretta, perché li coinvolge, perché devono votare, perché devono prendersi responsabilità. Un giovane, la scuola, diceva Francesco Leonetti, è fatta per farti disimparare tutte le cose fondamentali della vita che tu impari fino a quando hai sei anni. E Francesco aveva assolutamente ragione, le cose fondamentali della vita sono difenderti, mangiare, fare la pipì, la cacca in maniera autonoma, andare in posizione eretta, cioè quello impari fino a sei anni, parlare, non scrivere, scrivere non è necessario sopravvivere, è necessario saper parlare, non saper scrivere. Saper scrivere è un optional che uno può avere o non può avere. Ecco, bastasse solo questo, siccome i ragazzi fin quando non fanno troppo a scuola sono ancora disponibili a prendersi questa responsabilità, lo slam stimola questa voglia dei giovani di prendersi la responsabilità, di partecipare, di dire questo mi piace, questo mi piace. Lo fa ovviamente su dei meccanismi estemporanei che non possono essere confusi con la critica letteraria. Nessuno dei poeti che partecipa a un poetry slam, se vince, pensa che questa cosa significhi che c'è stata un'analisi critica che ha dimostrato o comunque ha argomentato, perché poi la critica non dimostra un picchio, argomenta se Dio vuole. I dati della critica non sono falsificabili, non sono dati scientifici, sono dati appunto argomentabili, politici se vogliamo, sono dati letterari, discorsivi, argomentativi, ma non scientifici alla fine. Nessuno di loro pensa di essere il miglior poeta sulla base appunto di un'analisi, di un'argomentazione di tipo critico. Pensa semplicemente di aver colpito il pubblico di più, di aver vinto quel qualcosa che poi normalmente è un bel nulla. Una volta avevamo dei premi in denaro quando ancora c'erano i soldi per la cultura in Italia, adesso nulla, una bottiglia di vino, la soddisfazione di essere arrivato primo, di partecipare al campionato di questa lega che abbiamo fondato, la Lega Italiana Poetry Slam. Però di fatto queste persone hanno in quel momento un'attenzione da un numero di persone che non potrebbero mai raggiungere attraverso la pubblicazione presso qualsiasi piccola casa editrice, anche grande casa editrice, anche grande casa editrice. Perché non è che pubblichi nella Bianca Einaudi e vendi 6.000 copie, ma non esiste proprio. Normalmente, a parte alcuni casi, De Angeli, forse qualcun altro, Cucchi che hanno delle notevoli vendite, che ne so, Alda Merini vende moltissimo, ma insomma, ripeto, la Scimbosca ha venduto molto perché Saviano, poi bisogna vedere quelli che hanno letto il libro che hanno comprato, perché noi parliamo sempre di quanta gente compra il libro come se quello fosse automaticamente il numero di persone che ha letto quel libro. In questa casa ci saranno credo 6.000 volumi, io che sono uno che legge molto, ne avrò letti 4.500, gli altri li ho comprati sperando di leggerli, no? Quindi, come al solito, stiamo parlando, no, di faccende molto meno chiare di quello che sembra. Comunque non avrebbe, quel poeta non avrebbe quell'attenzione che ha avuto in quel giorno, in quel Poetry Slam. E per altro verso le persone che sono andate a vedere quel Poetry Slam non avrebbero avuto quella varietà di proposte di poetica che normalmente esistono in un Poetry Slam, perché come si diceva prima, un Poetry Slam è un medium, è un format, la maggior parte delle poesie che si fanno a livello di Poetry Slam sono probabilmente delle poesie di tipo lirico, molto spesso, soprattutto negli ultimi tempi il fenomeno, come abbiamo detto prima, più si allarga, più porta su chiunque. Ma comunque in quel momento c'è stata attenzione alla poesia.
Si dice tanto che la poesia non è diffusa, poi ci si trova di fronte a un fenomeno come il Poetry Slam, che solo per quanto riguarda la Lega Italiana Poetry Slam riesce a organizzare in Italia ogni anno almeno 250 slam di poesia, dico 250, e almeno altrettanti ne vengono organizzati in maniera indipendente da noi, perché non è che siamo i monopolisti al Poetry Slam. Il Poetry Slam è un fenomeno no copyright, chiunque può farlo, chiunque può organizzarselo, chiunque può gestirlo come meglio crede. E questo fenomeno viene considerato un fenomeno negativo. Ci si lamenta che si vendano pochi libri di poesia, però fenomeni come Kate Tempest in Inghilterra, parliamo di una poetessa francamente mediocre, mediocre a livello performativo, mediocre a livello letterario. È stato appena pubblicato adesso un libro di Kate Tempest, invito a leggerlo, invito anche a vedere le performance di Kate Tempest. Io posso tirarvi fuori da quel computer almeno 100 artisti che hanno la capacità di fare performance poetiche che sono immensamente più belle di quelle che mette su Kate Tempest, e fanno operazioni con la musica molto più interessanti di quelle che fa Kate Tempest, che comunque è, come dire, un fenomeno, no? E tutto questo non va bene, non è comunque negativo. C'è qualcosa di... in Italia si parla tanto di catalano, no? Io con catalano ho polemizzato, poi c'è una differenza tra catalano e quel tizio che si chiama Sole, no? Di fatto però quando catalano fa uno show la gente va a sentire della poesia, che è della cattiva poesia secondo me, ma che magari in quel momento può essere propedeutica al fatto che domani compri della bella poesia. Sta facendo qualcosa che a me non interessa artisticamente, ma di qui a pensare che il problema della poesia italiana sia... siano gli spettacoli di catalano, ce ne passa. Io spero che catalano venda più libri possibile, abbia più spettatori possibile, nel senso che comunque quando un fenomeno si allarga necessariamente si allarga, e quindi è davvero buffo che poi quando c'è qualcosa che riesce a diffondere, a divulgare la poesia, come con tutti i problemi delle normali operazioni di divulgazione, ci si lamenti e poi si protesti e si alzino alti lai perché quella roba lì poi è popolare, fa schifo, è pessima poesia. Cioè, cosa stiamo immaginando allora? Spiegatemi. Un mondo nel quale si vendano 100.000 copie di un libro di Celan? Cioè, è un sogno, che un sogno che io condivido, voglio dire, ma come dire, la vedo dura, no? Quando il Poetry Slam è arrivato in Italia è stato un grande scandalo, un enorme scandalo, ma di fatto, siccome in questa intervista non abbiamo parlato della cosa che a me interessa di più, che poi sono i giovani, cioè quelli che la poesia la fanno da adesso in avanti, io oramai quello che avevo da dire l'ho detto. Quando parliamo di Poetry Slam parliamo della possibilità per decine di giovani autori che fanno poesie di ottimo livello, alcune di livello eccellente, che sono nati nei Poetry Slam. È nato nei Poetry Slam in buona misura un poeta eccellente come Luigi Nacci, che credo sia oggi indiscutibilmente uno dei migliori poeti italiani. Nasce all'interno del Poetry Slam un'esperienza che secondo me è un'esperienza di eccezionale qualità artistica nel rapporto tra poesia e musica, come quello di Gabriele Stera. Nascono all'interno e fanno Poetry Slam poeti come Adriano Padova, come Luigi Socci, come il gruppo Sparaiuri, ha fatto Poetry Slam, con me ha fatto Poetry Slam Valerio Magrelli, a cui ho piacere sempre di riconoscere a Magrelli ciò che è di Magrelli, cioè l'apertura totale a tutto ciò che di nuovo accade nella poesia, senza chiusure ideologiche, senza dogmi. Fanno Poetry Slam oggi una serie di giovani bravissimi, penso a Zara, penso a Burbank, penso a Petrosino, penso a tante poetesse che hanno iniziato col Poetry Slam, una per tutte, per esempio Chiara Daino, che adesso sono tutte persone che poi sono uscite dallo slam sostanzialmente, che continuano a fare le loro poesie indipendentemente dallo slam. E non è affatto vero che lo slam sia solo stand-up poetry, cioè sia solo poesia comica. È evidente
è evidente che questo pericolo c'è, è evidente che se vai lì perché vuoi vincere e non capisci che a volte ti diverti di più se perdi, perché lo slam è lì per insegnarti una cosa, che lo slam più bello della tua vita è quello in cui tu hai perso, e che lo slam sta lì perché tu devi rischiare e devi spaventare quel pubblico, lo devi in qualche modo scandalizzare, però in quel momento gli hai presentato una forma nuova, la prossima volta l'apprezzerà. Adesso non gli è piaciuta, era strana. Tutti la prima volta che abbiamo ascoltato il rock alla nostra età, ai miei tempi, abbiamo detto che cagata è questo. La seconda volta abbiamo detto, sai, forse non è proprio una cagata. La terza volta pogavamo come matti. Cioè non è che la capisci subito, quella sonorità lì, quella cosa lì. Ma lo slam è fatto anche perché dovrebbe essere teoricamente un luogo di grande sperimentazione. È un anno che va avanti questa mia percezione, che sta tornando un'idea molto molto pericolosa a mio modesto avviso, che è quello della qualità. Cioè, scrive diverso da me, ma scrive bene. Che sembra una cosa molto tollerante, perché pare che se non sei d'accordo con questo tu vuoi polemizzare col mondo. Ma no, non è così in realtà, perché il problema non è scrivere bene. Il mondo è pieno di poeti che scrivono bene. Il problema è scrivere delle cose necessarie. Scrivere delle cose che funzionano non solo in quel presente, ma per raccontare e rappresentare quel presente, in quanto quel presente ha di più essenziale nel futuro. Quindi non è il problema che qualcuno scriva bene, io non ho problemi ad ammettere e a concedere che Milo De Angelis scrive bene, Mazzoni scrive bene, certo che scrive bene Mazzoni. Anedda scrive bene, certo che sì, certo che scrive bene l'Anedda, ci mancherebbe altro. Magrelli, che come avete potuto sentire prima, insomma, è una persona che stimo e di cui mi considero amico, scrive benissimo secondo me. Il problema è che ogni poetica, e questo ce lo racconta, ce lo ricorda lo slam, è un guanto di sfida che lanci alla realtà. C'è un passaggio di una poesia di Jair fantastica in cui lui dice: non è, se la tua poesia è bella, allora vuol dire che è brutta la mia, e non è possibile che sia brutta la mia. Altrimenti quello che faccio io non è più poesia. Cioè è normale che ci sia, e anche questo noi già nell'87, 88, 89 lo dicevamo con Baldus, e credo lo continuerò a dire fin quando avrò fiato per dirlo. Lo spazio letterario non è uno spazio neutrale, irenico, è uno spazio conflittuale, e lo vediamo tutti, lo vediamo sulle polemiche, attraverso le polemiche su Facebook, attraverso le polemiche letterarie, attraverso la lotta per la conquista dei premi, che in realtà sono dei poetry slam dove invece che il pubblico vota i critici. Non vorrei sembrare grillino, ma non è che abbiamo tante garanzie in più, che sia stato premiato, rispetto a quello che dicevamo prima, il miglior poeta che c'è. A me mi dicono: tu hai vinto premi, io rispondo sempre sì perché ero raccomandato, non c'ho mica problemi. È ovvio. Cosa vuol dire era raccomandato? E in quel momento rappresentavo evidentemente, al di là delle... Sai quante persone brave come me potevano vincere il premio Pagliarani? Ne dico uno che ha vinto quest'anno, Rosaria Lo Russo. Evidentemente in quel momento, come dire, le persone che credevano di più nella mia proposta della poetica avranno fatto lobby. Cioè, come avviene un premio letterario? C'è qualcuno che aspetta l'ispirazione, si vestono tutti da Arcadi, cioè, come avviene? C'è della gente che ha degli amici che discute, e è un poetry slam che dura un po' più a lungo, dove la gente ha più tempo di leggere i libri, non c'è dubbio su questo, ma alla fine è un meccanismo premiale, è un concorso. Il poetry slam è un concorso. Con in più però il fatto che il poetry slam crea una zona temporaneamente autonoma della poesia, crea una comunità, il poeta parla per quella comunità, accetta di essere giudicato da una comunità, non da una consorteria. In una situazione così complessa come quella di cui abbiamo parlato sinora, la funzione della critica letteraria, della critica poetica, chiamiamola per adesso come meglio ci pare, potrebbe essere decisiva, ma invece è una funzione fortemente deficitaria. Intanto per problemi interni all'Accademia,
l'Accademia Italiana è un'accademia assolutamente chiusa alla novità, alla diversità, è un'accademia mediocre, è un'accademia all'interno della quale si hanno spazi e si possono gestire spazi, anche spazi letterari, di critica, nella misura in cui si stia all'interno di questa o quella cordata di potere, e quindi non può svolgere strutturalmente, non può svolgere le funzioni a cui sarebbe chiamata, cioè quelle di studio, quelle di osservazione, quelle di analisi di fenomeni così, così complessi. Per altro verso, da anni, io, ma non solo io, in questo credo che in quegli anni con me ci fosse anche Cepollano, quando a partire dal 93 si incomincia a chiedere alla poesia di discutere su se stessa, poi alla prosa di discutere su se stessa, il 93 è l'anno in cui inizia questo fenomeno per molti versi molto ambiguo che si chiamerà scrittori cannibali, anche quello metterà dentro personalità completamente differenti l'una dall'altra, e lì in un'operazione che era poi sostanzialmente commerciale, da quella sponsorizzata da Bompiani di Elisabetta Sgarbi e da Einaudi Stile Libero di Repetti e Cesari, quindi da comprensibilissime ragioni di tipo commerciale. Ma noi già da allora chiedevamo, ma è la critica? La critica quando mette in discussione i suoi paradigmi? Quando ci offre qualcosa di nuovo? È finito lo strutturalismo, è finita l'analisi semiologica, ecco, la critica come rinnova i suoi strumenti per analizzare un presente così complesso e che muta a questa velocità folle di cui si parlava prima. La risposta è stata assolutamente insoddisfacente. Le condizioni della critica oggi in Italia sono per molti versi davvero lamentevoli e penose. Al punto che la filologia è diventata una specie di bene rifugio per tutti, perché almeno le individualità più serie possono all'interno dell'analisi filologica individuare dei parametri credibili di analisi, anche se poi queste analisi, come dire, non soddisfano fino in fondo l'obiettivo che si sono posti. Ecco che allora incominciano a verificarsi dei fenomeni abbastanza inquietanti, il numero di accademici che ha anche produzioni letterarie, indipendentemente dal fatto che queste produzioni letterarie siano meno di buona levatura, incomincia a diventare notevole. Credo che il caso di Mazzoni da questo punto di vista sia proverbiale, no? Lì c'è proprio l'identità totale tra potere accademico, autorevolezza dal punto di vista della ricerca, è un'attività poetica che ne è in qualche modo il corollario, ma dall'altro punto di vista, restando sempre nella stessa città, potrei parlare del Luperini romanziere, e ripeto, parlo di due critici che hanno dei prodotti che io non ritengo particolarmente rilevanti dai punti di vista che ci siamo detti sinora, cioè quelli del futuro, del cambiamento, ma che sono certamente di ottima qualità. Ciò che fa l'università anche all'interno della poesia, anche quando opera all'interno della poesia, è promuovere la mediocrità. Lo fa quando si parla di promuovere questo quel ricercatore, questo quell'economista, questo quel glottologo, linguista o chissà che, ma insomma lo fa altrettanto quando si tratta di individuare le persone o le opere che possono essere interessanti. Tutte le operazioni che ha fatto, per esempio, e questo accade anche nell'editoria, voglio dire nel mondo della poesia, tutte le operazioni che ha fatto Cucchi con Giovanardi sono delle operazioni, come dicevamo prima, di proselitismo, non di scouting alla ricerca del nuovo. Si cerca semplicemente chi fa le cose che fai tu e le fa possibilmente un po' peggio, perché se le fa meglio questa cosa ovviamente imbarazza. L'organizzazione è un'organizzazione di tipo sostanzialmente feudale, con dei valvassori, dei valvassini
e dei re più o meno contrattuali, non sono neanche dei re assoluti, non siamo alla modernità del re sole, siamo al medioevo dei re contrattuali che quindi devono ogni volta per l'appunto contrattare con i propri aristocratici questo quella posizione, questo quella decisione da prendere. E questo ovviamente pesa sulla poesia italiana. Una critica che voglia oggi essere una critica all'altezza, se è vero quello che affermavo prima, cioè che c'è stato un cambio di paradigma, e questo cambio di paradigma è il cambio di paradigma mediale, non quello tra poesia e post-poesia, come crede Gleize, allora se questo cambio di paradigma c'è stato, quello di cui noi abbiamo bisogno è di una critica poetica. Critica poetica è una cosa diversa da critica letteraria. Il critico letterario studia solamente il testo. Secondo me un critico che voglia oggi analizzare questa realtà multiversa della poesia deve avere anche degli strumenti in comune col musicologo, con il critico teatrale, deve rendersi conto che chi produce poesia per l'oralità ritiene che un aspetto formale decisivo di questa poesia sia anche la sua esecuzione orale, cioè quella che io chiamo oratura, e quindi dovrà analizzare anche questo aspetto. È ovvio che ci sarà un momento dell'analisi che riguarderà il testo, ma non è possibile analizzare un testo che è nato per essere performato solamente in quanto testo e non in quanto anche oratura. Questo è solo un piccolo esempio di come la poesia abbia bisogno di una sua critica particolare. Ma fosse anche vera l'ipotesi di Gleize, e quindi di Mazzoni e in qualche modo del gruppo di Prosa in Prosa, inevitabilmente al critico sarebbero richieste una serie di competenze di tipo iconico, che di fatto i critici letterari italiani non posseggono, cioè io non riesco a capire, no? Come un critico letterario possa confrontarsi con molte delle opere, alcune molto interessanti, per esempio, che vengono pubblicate su GAM, sul sito di Marco Giovenale, a partire dalla propria preparazione di tipo filologico. Cioè lì ci sono valori iconici, ci sono spazi, ci sono dimensioni, ci sono ritmi che vanno analizzati da qualcuno che abbia una preparazione da critico delle arti visive. Ecco, sarebbe bello che la critica in Italia, invece di perdersi nella discussione a proposito di chi vincerà il prossimo dottorato di ricerca all'interno di questo o quell'accademia, incominciasse a mettere in discussione con serietà, con un po' di umiltà, i propri paradigmi. Perché una cosa è certa, quale che sia il salto di paradigma, che sia un salto di paradigma che va verso la post-poesia, un salto di paradigma mediale, questo salto di paradigma dell'arte presuppone e impone un salto di paradigma anche alle discipline che studiano le caratteristiche formali di quest'arte. E a me pare che di tutto ciò non ci sia traccia, ma non in Italia, non ci sia traccia in generale. A me l'ultima analisi di un certo tipo, di on the border, per andare diciamo in un ambito che sia un ambito che possa essere condiviso da chiunque creda in un salto di paradigma, rimane l'opera di Henri Machonic in Francia. Ma l'opera di Machonic, dalla Second Man a tutte le opere sul ritmo, è qualcosa di molto poco conosciuto in Italia. Voi dovete tenere presente che in Italia non esiste nessuna traduzione delle opere più importanti di Padre Jus, cioè di uno dei teorici dell'oralità più fantastici che l'Occidente abbia avuto, uno dei primi a capire che la poesia è anche un gesto, è un'azione, è una postura del corpo, è un respiro. A noi mancano addirittura gli strumenti, non solo gli strumenti critici, ma proprio gli strumenti a livello culturale, intendo dire il patrimonio a cui un giovane si possa riferire se volesse formarsi una preparazione extra accademica. L'opinione
persona di questo vecchio intontonito, ormai sessantenne, è quella che ricalibra ogni volta i rapporti dell'uomo col linguaggio. Lo può fare solo la poesia, il romanzo non lo può fare, perché non è al ritmo, perché non appartiene al tempo, perché è troppo lontano dalla sostanza originaria del linguaggio, ma la sostanza sonora. Quando dico originaria non sto dicendo gli dèi, la metafisica, sto dicendo originaria, cioè che dall'origine, aborigine è così. Sto facendo l'aborigeno, non il platonico, tanto per far giocare. Ecco, il linguaggio è quello che definisce l'uomo e la poesia è quella che ci aiuta ogni volta a ricalibrare i nostri rapporti con il linguaggio, le nostre lotte con il linguaggio, esprime la nostra insoddisfazione del linguaggio, ci permette di avere piacere del linguaggio, nella sua forma più essenziale, che è quella di suono. Non potrai mai dire a una persona delle cose veramente importanti, emozionanti, se quella persona ti interessa moltissimo scrivendole, vuoi parlarle e non ti sta bene nemmeno il telefono. Se le scrivi è perché vuoi creare distanza, vuoi che quella persona rifletta su quello che tu gli hai detto. Diceva Elio Pagliarani: alla poesia non si interessa, dice, io mi interesso solo delle cose che non restano, delle cose che passano, delle cose che restano ci penseranno loro. Diceva Gilles Deleuze: sviluppate la vostra memoria a corta durata. La poesia è una cosa fatta per queste cose qua. Non può fare da sola, ha bisogno del romanzo, ha bisogno della letteratura, ha bisogno della filosofia, ha bisogno della musica, ma ha una sua caratteristica che certamente non muore, perché un signore che si chiama Glaise un giorno in Francia ha deciso che esiste una cosa che si chiama post-poesia, in cui la poesia non c'è più e che non sarà certamente costretta a vita all'interno della camicia di forza della lirica, perché in qualche misura altri signori hanno deciso che, siccome questa è la storia del Novecento, questa è la storia di tutto il mondo, di tutti i tempi, di qualsiasi luogo geografico, solo quella del Novecento wasp occidentale, cioè quella del simbolismo. Questo è stato il mio lavoro in questi 30 anni e fin quando ci avrò fiato per farlo, continuerò a farlo così, cioè continuerò a intendere la poesia come una maniera per ricalibrare i rapporti dell'uomo con se stesso, con la parte più umana che c'ha, che è quella del linguaggio. Uno dei miei maestri, cioè Augusto De Campos, l'altro è Arozzo De Campos, dice, ha sempre detto, la poesia è rischio, poesia è rischio, se non c'è rischio non c'è poesia, se non c'è rischio non c'è arte. Fai arte, fai poesia per un popolo che non c'è, e non è che l'ha detto Deleuze, l'ha detto Dante nel Convivio, poi Deleuze si è ricordato, chissà, forse lo ha reinventato, ma insomma io sono rimasto lì, sono rimasto al Convivio, e quindi dico, non è avanguardia, no? È tradizione, con la convinzione che l'unica maniera di rispettare una tradizione è tradirla, travisarla, trasportarla altrove, trasformarla. Ecco, la maniera oggi che noi abbiamo di fare poesia, di fare avanguardia, forse può essere solo questa. Anche perché, a pensarci bene, come avevi modo di provare a dimostrare tanti anni fa, la tradizione non è altro che genealogia delle avanguardie. Se l'avanguardia è andare dalla periferia al centro, il più grande avanguardista di tutti i tempi si chiamava Francesco Petrarca e ha fondato la tradizione lirica di tutto l'Occidente. I poemodi, quando leggevano, avevano cura di leggere sussurrando. Che classe, ragazzi! Non andavano lì a fare i piazzisti dell'ultimo Oscar Mondadori. Leggevano di malavoglia e sussurrando, perché volevano che quell'oggetto artistico fosse delibato in silenzio. Ma anche quando viene delibato in silenzio, quell'oggetto appartiene al tempo. È facile. Quando qualcuno vi interrompe mentre state leggendo il romanzo, mettete l'orecchio e riprendete da dove avete smesso. Quando qualcuno vi interrompe al centro di una poesia, ricominciate dall'inizio, esattamente come fate con una canzone, con una sonata, con un madrigale. Perché appartiene al tempo, è una dinamica, è uno svolgimento, è qualcosa che va da un punto a un altro, si muove, non è. La poesia non è mai seduta.
poesia è sempre in piedi, ma non perché declama, è in piedi perché deve camminare. Le unità della poesia si chiamano piedi, piedi si chiamano, non si chiamano occhi, si chiamano piedi, non si chiamano ciglia. L'avanguardia è ancora possibile oggi? No. Ma possiamo fare qualcosa di più bello dell'avanguardia. Possiamo provare a costruire un progetto in cui all'interno del cambio di questo paradigma ci sia la possibilità di discutere tra di noi senza pensare che ci sia una posta in palio, ma invece cercando di mettere assieme le nostre energie per capire dove siamo, perché ci siamo, dove siamo noi ora, diceva un verso di una delle ultime poesie del mio diletto Franco Fortini. C'è un bellissimo saggetto che una studiosa provenzale, Francesca Manzari, mi mandò come un regalo che io tengo ancora prezioso, una studiosa dei trovatori, io adoro i trovatori provenzali, che addirittura ha fatto l'ipotesi che i metri specifici della canzo nascessero dal fatto che essi fossero temperabili, armonizzabili col trotto del cavallo del trovatore che andava in giro. Questa è la poesia, è la capacità dell'uomo di utilizzare la bellezza nella propria vita, di trasformare il dolore in qualcosa che c'ha senso, la gioia in qualcosa che c'ha senso, perché sennò è fuori alla schizofrenia. Quindi ancora ce l'ha oggi questo compito, secondo me questa funzione c'ha questa possibilità, a patto di non trasformarla in un hobby come la filatelia. Qualcosa che interessa a pochi, e siamo anche contenti che interessi a pochi, perché io questo leggo. È normale che della poesia non si interessi a nessuno, mica vero che è normale. È stato anormale per moltissimo tempo, perché per moltissimo tempo non era così, è diventato normale per un periodo di tempo, cosa accadrà dopo non lo sappiamo, non è detto che debba tornare ad essere un'arte, come dire, di massa. Mica vero, non è detto neanche che questo sia un futuro augurabile per la poesia, no? Però certamente noi non possiamo affermare che il suo futuro sta in un'autoreferenzialità oramai portata a dei livelli spaventosi, in cui la parola autoreferenzialità, la parola poesia sono diventate sinonimi. Riapriremo la sala cinesca e diremo: cosa vi serve? Una parola nuova. Ecco, sei venuto al posto giusto. Adesso insieme proviamo a inventarlo.